disagio psichico, diffusione delle armi, ascesa dei suprematisti bianchi. L'America si interroga dopo le due stragi che in meno di 24 ore hanno fatto 22 vittime e decine di feriti. Marilu Lucrezio. It's baffling. È incredibile che una persona che ha sempre manifestato l'intenzione di uccidere abbia potuto comprare così facilmente un fucile d'attacco di tipo militare. E se la polizia non fosse stata lì, non ci voglio neanche pensare. Hannah Shouse è una ex compagna di liceo di Connor Betts, il killer della strage di Dayton, in Ohio. 9 vittime, tra cui anche la sorella, è stato ucciso dagli agenti in meno di un minuto dall'inizio degli spari. Chi lo conosceva non è sorpreso. 7 anni fa, al liceo, aveva stilato una lista di ragazzi da ammazzare e una di ragazze da violentare. Dopo un'indagine della polizia, Connor venne sospeso per un anno. Sui social il killer si definiva di sinistra, contrario a Trump e sostenitore della candidata democratica Elizabeth Warren. Le stragi colpa dei disturbi mentali, non delle armi, ha detto ieri in un discorso alla nazione il presidente americano, che ha condannato il razzismo, la violenza e il suprematismo bianco. Lo critica Obama senza mai citarlo. Basta leader che alimentano paura e odio. Le motivazioni della strage non sono ancora chiare. In Texas invece il movente è l'odio razziale. Il caso viene trattato come terrorismo interno. 22 vittime. Il killer Patrick Crucius non si pente. Rischia la pena di morte.